Il nostro dolore ci fa più forti, ancora più forti! Centinaia di lavoratori dell'SU questa mattina hanno formato un corteo che ha attraversato le vie del centro cittadino. Un modo per ricordare e commemorare Raffaele Vettorino, il lavoratore socialmente utile di 62 anni, colpito da infarto ieri mattina per inseguire un'auto che aveva travolto due colleghi forzando il blocco stradale. Al fianco degli LSU le tre sigle sindacali CGL, CISL e UIL. Anche il sindaco Luigi De Magistris ha espresso la vicinanza dell'amministrazione comunale per la tragica scomparsa di Vettorino e per i due feriti ricoverati. Il primo cittadino che ha incontrato i lavoratori prima di recarsi in Via Verdi per partecipare al Consiglio Comunale ha annunciato che commemorerà personalmente Vettorino e Gerardo Marotta nella prossima seduta della Civica Assemblea. All'inizio del corteo i manifestanti hanno recitato il Padre Nostro, il ricordo dell'uomo scomparso, osservato un minuto di silenzio per un altro LSU che si è suicidato nei giorni scorsi. Stamattina siamo qua per protestare, a parte che ieri c'è stato un evento che tutto il territorio nazionale e l'Italia intera sa che cosa è successo. Quindi di conseguenza noi siamo qua, a parte per protestare contro la burocrazia che non funziona come sappiamo tutti, e poi per dignità a livello di proprio lavorativo, di operai, che si perde ancora oggi, nel 2017, si muore per cercare lavoro. Cioè è inaudito questa cosa, è inaudito proprio a livello diciamo nazionale. Sono 35 anni che io lavoro sul cantiere di Maddaloni, provincia di Caserta. È la problematica perché stiamo lottando da tanti anni per avere, ci sono stati stanziati i soldi dei decori e siamo fermi e noi sul nostro cantiere facciamo 1,50 ora. È uno stipendio base di 250 euro e quindi la nostra dignità è di, stiamo in questo momento stamattina qua per lottare, per avere i nostri diritti.